Assessore, oggi un treno speciale per raccontare la mobilità delle Marche, una mobilità che sposa perfettamente con la sostenibilità ambientale. Assolutamente sì, il nostro obiettivo è questo, creare un sistema di mobilità nelle Marche che si sposi sempre di più con la sostenibilità ambientale, perché un territorio bellissimo come il nostro va tutelato sotto ogni aspetto. E oggi siamo lungo una tratta Civitanova-Albacina che proprio nel rispetto dell'ambiente, per il rispetto dell'ambiente, verrà completamente elettrificata. Sarà la più grande opera di investimento che facciamo sul territorio a livello di infrastrutture, perché dopo la Quadrilatera sarà il più grande investimento. Quindi elettrificazione di una tratta intera, i lavori adesso li vedremo, sono già iniziati, propedeutici all'elettrificazione completa, e deve portarci ad Albacina entro il 2024. Investimento sull'interscambio gomma ferro, abbiamo investito più di 20 milioni di euro per l'acquisto di oltre 200 pullman che saranno rispettosi dell'ambiente, oltre che metteranno in sicurezza i cittadini e i passeggeri, pullman di ultima generazione, quindi molto ecosostenibili. Abbiamo investito, sia pur tra tante critiche, tra tante polemiche, nelle ciclovie, perché riteniamo che la mobilità su bici possa essere una mobilità importante da rilanciare da quei prossimi anni, che attirerà un turismo importante, che rilancerà, non sarà la sola, ma rilancerà certamente anche le zone terremotate colpite appunto da quell'evento, e soprattutto riusciremo a collegare, così come abbiamo fatto per la gomma con le superstrade, la 14 e l'area adriatica con le aree interne, con una serie di investimenti che potranno realizzare dei circuiti a pettine per ogni provincia. Quindi un poderoso programma di investimenti come forse mai c'è stato in precedenza, perché vogliamo appunto sempre più far crescere questa cultura del rispetto dell'ambiente, con una mobilità possibilmente sostenibile che deve cambiare anche la capacità e il modo di vivere di ognuno di noi.